Salve a tutti ragazzi e bentornati. Oggi andremo a vedere cosa sono gli incontri notturni. Quando avete finito il gioco, cliccando il sistema, troverete due opzioni nuove. La prima è la selezione dei capitoli, quindi potrete rifare tutti i capitoli del gioco in qualsiasi difficoltà. La seconda sono i risultati di gioco. Nei risultati di gioco avrete a grandi linee una schermata tipo questa, con i vari dossier, jukebox, eccetera, vestiti. E sicuramente vedrete incontri notturni la penultima riga, 1 su 3. È impossibile fare più di 1 su 3 nella prima run per il semplice fatto che i capitoli non si possono rigiocare. Quindi ci accontentiamo di 1 su 3. E andiamo a scoprire cosa sono esattamente. Prima di tutto apro una piccola parentesi, io non riesco a pronunciare il nome della fioraia, ci ho provato, mi viene una volta su 10, non voglio provare. Iris, no, non c'è Iris, la TH non mi viene, mi dispiace, quindi quando sentite la fioraia è lei, ok? Bene, gli incontri notturni avvengono tutti nel capitolo 14 e in base alle nostre scelte fino a quel momento avremo più probabilità di incontrare uno rispetto a un altro tra i personaggi che sono Tifa, la fioraia o Barret. I capitoli chiave per queste scelte sono il secondo, il terzo e l'ottavo. Se vogliamo incontrare ad esempio la fioraia, nel capitolo 2 diamole una risposta positiva, quindi quanto costa, e finiamo tutte le sue missioni secondarie. Per alzare ulteriormente le probabilità di incontrarla, abbassiamo quelle di Tifa in questo caso, quindi le diamo una risposta negativa. Se quando ci chiede da bere rispondiamo che non siamo dell'umore. E non finiamo nessuna missione secondaria nel capitolo 3. Ecco, in quel caso incontreremo sicuramente la fioraia. Viceversa, se vogliamo incontrare Tifa, ribaltiamo tutto. Quindi diamo una risposta negativa alla fioraia nel capitolo 2, diciamo che non lo vogliamo il fiore. Nel capitolo 3 finiamo tutte le missioni secondarie e diciamole a Tifa che vogliamo qualcosa di forte. E non finiamo nessuna missione secondaria nel capitolo 8. A quel punto incontreremo Tifa. Barret, che secondo me è il più difficile da ottenere, per quanto esso sia semplice, più difficile perché per vedere il suo filmato non bisogna finire nessuna missione nel capitolo 3, nel capitolo 8 e bisogna dare risposte negative. Ovviamente nessuno lo fa, dai, neanche una missione secondaria è un paradosso. Quindi è il più difficile in assoluto. Niente, detto ciò, questi sono i tre personaggi e come ottenerli. Vi lascio di seguito a godervi i filmati. Can't sleep? No. You too? I heard footsteps. Sorry, didn't mean to wake you. I'm a light sleeper. It's a soldier thing. That flower you gave me the other night, that was from Aerith, wasn't it? I knew there was something weird going on. You buying flowers? They symbolize reunion, believe it or not. I was curious, so I looked it up. I tried to keep it alive as long. It's dead and buried. Like the bar. Our home. And everything else. They took everything from us again. Thank you.
You're hurting me. It's stupid. I know that crying's a waste of time. That's not true. Thank you. You should rest up while you can. Likewise. Nah, I'm good. Real good. Besides, when I close my eyes, I start thinking about things. About people. Like Finn. Lazy little punk. Kid would do damn near anything except what you told him. But ask him to paint you a picture, and boy howdy. No stamps in the tunnels. Finn's work, every one. Then there's Al, intel guy. He had these tricks for stealing codes I still don't understand. Stole his share of hearts, too. But when it came to the ladies, he bouquet of flowers hidden behind his back. Funny to think, some of them might have even come from here. He pulled a flower trick on Tifa once, believe it or not. She told him where to stick them. Of course she did. Our quartermaster Nellie had a good laugh at that. She was tight with Jesse. People sometimes took them for sisters even. They'd say, no way, and get upset, but then they'd start giggling and, you know. Yeah, they'll all be fine. They're strong, they're tough, like me. After we save Aerith, I'll introduce you to them. Sounds good. Never thought I'd feel better after talking with your hard-boiled ass. Think you can sleep now? Oh yeah, like a baby. How is this? Is this a dream? Maybe. You tell me. You okay? Don't I look it? I used to live in the Shinra building, back when I was really little. Your mom told us. Right. So it kind of feels like I've gone back to my childhood home, you know? Honestly, it's not that bad. So what? You want to stay? Come on, Cloud. Don't be silly. Your mom's really worried too. Too? So you're worried about me? Of course I am. I'm sorry about that. Really. Is that...
Everyone dies eventually. I suppose. So we need to make the most of the time we have. To live our lives the way we want to live. Every minute, every moment matters. I'll remember that. Good. So, you need to embrace this moment, right? I'm glad I met you, Cloud. I really am. I'm grateful for all the words we've shared, for all the moments and the memories. You've made me more happy than you know. And I'll always cherish what you've given me, but whatever happens, you can't fall in love with me. Even if you think you have, it's not real. Do I get a say in all this? It's almost morning. Time to go. I'm coming for you. If that's what you want. Thank you. Ragazzi, e questi erano i tre filmati degli incontri notturni. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, lasciatemi un like e se gradite supportarmi iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Iris, come diavolo si pronuncia? Iris.